supercalifragilistiche spiralidosi MTIers, si torna al cinema a godersi qualche bel film in sala. Preparate il vostro Green Pass, si parte subito! Dopo tanto parlare di streaming, durante l'ultimo anno impossibilitati ad andare in sala, mi sembrava giusto e doveroso, da amante del cinema ed ex lavoratore del settore, non so se tutti lo sanno che ho fatto pure il proiezionista, addirittura con lo sbobinamento delle pellicole a 35 mm. Voglio parlarvi di qualcosa tra quella cinquantina di film pronti all'uscita in sala in questo settembre. Spero apprezziate perché anche se le sale subiranno un gran contraccolpo, non è bello che chiudano. Torniamo in sala, quindi! Il primo arrivo di questo mese è ovviamente lui, Shang-Chi. Avevo già accennato al nuovo film Marvel sul supereroe asiatico nel mio video su Disney Plus, ma qui vado un po' più approfonditamente. Ci sono i drammi familiari e le liti padre-figlio sul fare la cosa giusta. Ci sono grandiosi combattimenti e si vede già dal trailer un migliore accostamento alla cultura asiatica. Questo cosa vuol dire? Che nel migliore dei casi saremo davanti a un fantasy degno delle produzioni di Hong Kong in stile Jackie Chan, con gli effetti speciali e la cura di Hollywood. Ovviamente quando uscirà questo video io lo avrò già visto, quindi seguite i miei social per sapere cosa ne penso prima della possibile recensione. Adesso viene il bello, un film distopico tutto italiano dal nome evocativo Mondo Cane. Siamo in una Taranto totalmente devastata e circondata dal filo spinato, dove regna il caos e l'ordine è gestito da gang in lotta tra loro per il territorio. Io avevo un amico di Taranto e avrei proprio voluto sapere che ne pensava di questo film distopico, ma che lega valori profondi di amicizia a quella sua terra devastata dall'Ilva. Un film che andrò a vedere anche nella speranza di guardare qualcosa di meglio di Creators The Past, ma ci vuole poco. Seriamente confido in questo film perché mi pare una bella idea da provare anche da noi. Speriamo solo che personaggi e dialoghi siano curati. Torniamo in USA con il giallo thriller La ragazza di Stillwater. Il protagonista è il buon paccioccoso Matt Damon, che se ne va a Marsiglia per recuperare sua figlia messa nelle carceri francesi con l'accusa di omicidio della sua ragazza araba conosciuta nella scuola francese che frequentava. Ovviamente lei è innocente e il buon Matt, da classico ex Marine USA, decide di risolvere la faccenda a modo suo, visto che nessuno ha intenzione di aiutarlo. Un film che sembra tenere molto lì lo spettatore nel cercare di capire tutti gli intrighi della città di Marsiglia. Dopo la premiere al cinema di Venezia, finalmente arriva anche per noi comuni mortali Dune, l'ultima fatica di Denis Villeneuve e prima parte dei due film per narrare le avventure di Arrakis, l'unico pianeta dell'universo dove c'è la spezia indispensabile per sostenere gli imperi galattici. Questo film arriva oltre 35 anni dopo il primo con Sting e Patrick Stewart e io ho tanta speranza di vedere una ricostruzione moderna e più aderente al libro, ma comunque molto avvincente. Storia di Fremen che mi ha sempre appassionato fin da piccolo e ammetto di essere un po' titubante riguardo questa incarnazione, perché per un motivo o per l'altro penso sempre che ai film di Villeneuve manchi sempre quel non so che. Cambiamo invece totalmente genere con questo super impegnato Supernova, un cast stellare che comprende Colin Firth e Stanley Tucci che interpretano una coppia gay in un lungo viaggio per gli Stati Uniti a trovare gli amici, un viaggio bellissimo ed emozionante che però ci mette davanti al dramma interiore che stanno vivendo. Uno dei due è affetto da Alzheimer. Questo film diventa quindi un viaggio nel loro modo di amarsi e supportarsi per cercare di avere entrambi una vita migliore. Un film che ci farà entrare di prepotenza con i problemi che questo tipo di malattia potrebbe mettere e creare all'interno di un rapporto. Alla fine è riuscito ad arrivare in sala anche il film No Time to Die. Questo film di 007 era previsto in sala oltre un anno e mezzo fa
e molti fegatelli, come si dice in gergo, sono stati pure rigirati per venire incontro agli ultimi modelli tecnologici di certe sponsorizzazioni. Mettendo però da parte queste curiosità, si dovrebbe trattare dell'ultimo film con Daniel Craig nei panni dell'agente speciale più conosciuto di tutti. Una posizione che però non gli ha dato quello slancio di carriera che forse sperava oltre 10 anni fa quando ha girato Casino Royale. Dal trailer però questo sembra un film interessante. Speriamo solo abbia una trama più solida e coinvolgente rispetto ai precedenti. Direi che per questo video è tutto, anzi no, ho tenuto da parte 3 film di cui sparlare, ma prima il mio responsabile del marketing mi impone di ricordarvi di mettere un bel mi piace, di iscrivervi al canale attivando la campanellina se già non lo aveste fatto e infine di commentare dicendomi che ne pensate di questa nuova rubrica che non è però certo innovativa. Confido che condividiate questo video sui vostri social se lo apprezzate, ma ecco i film che avevo tenuto da parte. Il primo è Space Jam e sinceramente lo eviterò come la peste visto certi cambiamenti imposti a certi cartoni, vedasi Lola e la Puzzola. Mi spiace solo per LeBron James. L'altro film che eviterò è ancora più bello, seguito del riuscitissimo Sul più bello, che a mio avviso doveva finire lì per la tipologia di storia alla Disney che raccontava con sagacia. Segnalo anche Agente Speciale 117 Allarme Rosso in Africa Nera, che è un film ironico che ovviamente canzona il più famoso 007 inglese. Io direi che ci si vede al prossimo video e spero anche entro fine mese di riprendere con le live. Ma per ora, ciao!